Eccoci con la dottoressa Ferrara, vicequestore del commissariato di Ischia, per parlare eh, sì, di coronavirus visto dal punto di vista delle forze dell'ordine, ma per farlo, non solo dal punto di vista dei controlli. Eh, prima, però, eh, ecco, cerchiamo anche di farla una piccola parentesi, dottoressa, su questo periodo, perché è cambiato tanto anche per voi, è cambiata la vostra attività in questo periodo indubbiamente. Allora, come sta andando? Che risposta avete avuto dalla comunità isolana? Buonasera a tutti, uh, in questo momento uh, che uh, sto parlando è una nuova modalità questa di parlare con un cellulare, quindi anche questo è un modo diverso di comunicare. Uh, dobbiamo dire che uh, il periodo del coronavirus e quindi del periodo che è stato tra Pasqua e Pasquetta, uh, l'isola ha risposto in modo eccellente. Uh, perfino il cielo terzo ha risposto, quindi ci ha dato una grande mano, uh, la temperatura era ottima. Veramente si sono comportati benissimo, hanno rispettato le regole, i regolamenti, i decreti, i DPCM che in continuazione sono stati emanati. E mi complimento ancora una volta con tutto il popolo dell'isola di Ischia per essere stati rispettosi. Noi abbiamo comunque eh, organizzato dei servizi in coordinamento con le altre forze dell'ordine, guardia di finanza, carabinieri, anche eh, la capitaneria di Porto ci ha dato una bella mano. Per le coste è stato veramente un ottimo lavoro di coordinamento. Abbiamo effettuato tanti posti di blocco e eh, posti di controllo, quasi 40. Abbiamo elevato contravvenzioni sanzionate quasi 40 persone eh, per aver eh, praticamente mancato per il mancato rispetto delle prescrizioni appunto quelle relative all'emergenza COVID e quindi mi riferisco alla legge 19 del eh, 2020, ma la nostra attività in relazione al COVID è stata anche diversa perché al di là di quello, che sono, di quello che è stato il momento di prevenzione e repressione eh, di questi vacanzieri eh, della, della popolazione ischitana, e quindi il controllo, la polizia in questo momento è stata anche a disposizione, è stata diciamo uh, un'ottima uh, servitrice dello Stato uh, affiancandosi uh, ad opere mh, diciamo di sostegno alle scuole, infatti i dirigenti scolastici uh, siciliano della scuola uh, di, di Mattei del, di Casamicciola e il dirigente scolastico Chiara Conti dell'istituto comprensivo di Forio hanno visto bene di uh, coinvolgere la Polizia di Stato nella in una misura diversa eh, non per lezioni, ma per dare, la, per dare la possibilità ai ragazzi di fare e di ricevere lezioni con il PC. Quindi abbiamo organizzato dei servizi per la distribuzione incomodato d'uso da parte delle scuole a questi ragazzi e alunni di queste scuole, perché chiaramente le scuole erano impossibilitate a consegnare. Noi ci siamo messi a disposizione degli istituti scolastici, abbiamo fatto dei turni particolari e con le nostre autovetture abbiamo consegnato eh, materialmente ai ragazzi questi PC per consentire loro di continuare a studiare. Ecco dottoressa, una curiosità a questo punto, sorge spontanea, i ragazzi spesso vedono le forze dell'ordine, no? magari con un attimo di, eh, di timore, che cosa invece hanno detto quando vi hanno visto arrivare con, eh, con un regalo, proprio perché la polizia in questo caso non è solo repressione, lo diceva lei, ma anche e soprattutto assistenza e aiuto a chi ne ha bisogno. Ma la polizia, eh, innanzitutto, tra la gente e per la gente. Eh, loro ci stanno vedendo ultimamente più spesso per la strada quando eh, qualche volta incontrano le pattuglie, perché ora la strada è eh, piena di nostre pattuglie. Quindi. Si avverte maggiormente la presenza, ma il consegnare il regalo, eh, essere a contatto diretto con la distanza sempre sociale e di sicurezza sicuramente, eh, ha portato ad avere maggiori fiducia eh, nella divisa, nelle forze dell'ordine. È stata un'esperienza bellissima anche da parte nostra questo contatto diretto con gli alunni. Dottoressa, io chiuderei ancora una volta, eh, siamo, lo speriamo, alle ultime settimane, però eh, un appello ancora a rispettare quelle che sono le, le restrizioni tuttora. In vigore, eh, soprattutto perché nel rispetto di chi, come voi, invece a casa, magari ci vorrebbe restare, ma eh, non può farlo per dovere e quindi per difendere proprio i cittadini. Insomma, ne avete fatto anche voi un motto in questo periodo. Sì, sì, sicuramente in questo pieno lockdown che c'è stato, per forza uh, noi comunque uh, ancora una volta sproniamo uh, i residenti, gli schitani, gli isolani, uh, la popolazione dell'isola d'Ischia Ischia a ottenere uh, il comportamento che hanno tenuto fino adesso, che è stato eccezionale. Entreremo in una fase numero due, la, la fase due che praticamente non ci fa dimenticare che eh, siamo sempre con questo nemico invisibile che ci sta dietro, che ci sta avanti, ovunque c'è il Covid. Quindi non ci illudiamo che in questa fase la situazione possa riprendere come prima e ritornare ad una regolarità. Stiamo in casa, restiamo in casa perché in questo modo aiutiamo noi stessi e aiutiamo gli altri. La seconda fase verrà gradualmente, e gradualmente rientreremo tutti nella normalità.